Scusi, come non ho capito, siamo davvero tornati con le noccioline? Ma questa è una notizia bellissima! Oh, grazie Squalo Zoo per questa opportunità! Comunque, iniziamo questa nuova stagione con un argomento bello forte. Così, per stare allegri, oggi vi racconto la vita di due eroi italiani che hanno fatto la storia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Aspetta, prima di cominciare per davvero, un piccolo appunto. Questo episodio è stato realizzato in collaborazione con il Premio Nazionale Paolo Borsellino, dedicato per l'appunto a Paolo Borsellino e a tutti gli uomini e le donne che hanno lottato e che lottano per la legalità. Dai su, andiamo senza ulteriori inciuci! Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nascono entrambi a Palermo, rispettivamente il 18 maggio 1939 e il 19 gennaio 1940. Frequentano lo stesso liceo e crescono nello stesso quartiere. Praticamente l'unica cosa che non avevano in comune erano i baffi. Ecco, infatti, sono un osservatore terribile. Con gli anni, però, le loro vite si separano, si dividono. Dopo l'Accademia Navale e una parentesi a Lentini, Falcone torna a Palermo, dove si occupa del processo al costruttore edile Rosario Spatola. Spatola è accusato di traffico di droga per conto della mafia. Falcone inizia quindi a comprendere la struttura unitaria di Cosa Nostra. Borsellino invece entra in magistratura dopo essersi laureato in giurisprudenza, diventando così il più giovane giudice d'Italia. Ad un certo punto, anche lui, dopo una parentesi altrove, torna a Palermo. Sotto la guida di Rocco Chinnici, entra a far parte dell'ufficio istruzioni affari penali. Ed è proprio qui che le strade di Falcone e Borsellino si incrociano dopo tanti anni. Uniti non solo dall'amicizia, ma dal loro impegno nel combattere la mafia, insieme ai giudici Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta, Falcone e Borsellino aderiscono al progetto Pool Antimafia, un team di magistrati uniti nella lotta contro la criminalità organizzata. Il leader è Antonino Caponnetto. Il team Pool Antimafia spacca tutto! Col suo maxi processo contro Cosa Nostra, porta all'arresto ben 475 criminali. Non c'era più nessuno in giro. Questo evento, però, segna l'inizio della fine dei due giudici. Antonino Caponnetto si dimette. Il pool antimafia quindi non ha più un leader. E il Consiglio Superiore della Magistratura non ha alcuna intenzione di nominare come nuovo capo Giovanni Falcone. È Antonino Meli, infatti, a salire al comando della nave. E Antonino che fa? Scioglie il pool antimafia! Le strade dei giudici si dividono ancora. Falcone si trasferisce a Roma, mentre Borsellino torna a Trapani. E nonostante lo scioglimento della squadra e le continue minacce da parte della mafia, i due giudici continuano ad investigare. Purtroppo però la situazione peggiora di giorno in giorno, fino al 1989. Giovanni Falcone scampa ad un primo attentato. E stamattina solo il caso ha salvato il magistrato dalla vendetta dei boss. La mafia ci mette solo 3 anni per raggiungere il suo obiettivo. Il 23 maggio 1992, infatti, il giudice viene ucciso in un attentato mentre viaggia con sua moglie, Francesca Morvillo, sull'autostrada Trapani-Palermo. Giovanni Falcone è morto poche ore fa, vicino a Palermo, in un attentato devastante che ha provocato, secondo l'ultimissima notizia, anche la morte della moglie e di 4 uomini della squadra. 57 giorni dopo, viene ucciso anche l'amico e collega di una vita, Paolo Borsellino. All'ennesima orribile strage di mafia costata la vita al giudice Paolo Borsellino. Nell'attentato di Via D'Amelio muoiono con lui 5 agenti della scorta, tra cui Emanuela Loi, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alla scorta. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Ricordare le gesta di questi due giudici, vittime della mafia per eccellenza, non è solo un'occasione per conoscere il coraggio di due uomini accomunati dall'impegno contro la mafia e dal sacrificio della vita, ma anche un'opportunità per ricordare che le battaglie in cui si crede lasciano un segno indelebile e sono capaci di cambiare il mondo. Il vigliacco muore più volte al giorno, il coraggioso una volta sola. Questo sì. Significa che non ha paura. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è
saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio in coscienza. Tocca tirare un po' sul morale qui, eh? Quale potrebbe essere l'argomento della prossima nocciolina? Scrivilo qui sotto con un commento. Alla prossima puntata, studentelli belli, siete mancati.